Lorenzo Cassol, diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia e autore di diversi progetti di rilievo nazionale, sottolinea come l'industria cinematografica si sia avvicinata ormai da tempo alle problematiche di tipo ambientale. Anche il mondo del cinema, diciamo, si sta muovendo nella direzione, insomma, del cambiamento climatico, di capire quali possono essere gli strumenti, insomma, per agire, perché c'è bisogno di agire. Allora, sia da un punto di vista, diciamo, legato proprio alle storie che vengono raccontate, diciamo, stiamo vertendo a storie che trattano temi legati magari a una certa zona, un regista di un luogo racconta cosa sta succedendo in quel luogo, è un po' quello, la funzione sempre del cinema, dare voce alle persone che magari non possono aver voce, per cui va a cercare situazioni di cambiamento, raccontandole e facendolo vedere al gran pubblico. Quindi da un punto di vista di storie sta cambiando, ma anche da un punto di vista di produzione, perché il cinema adesso sta adottando dei protocolli che si chiamano Green Film in Italia, per la produzione cinematografica, quindi per ridurre l'impatto proprio da un punto di vista produttivo del cinema. Quindi ad esempio utilizzando non più bottigliette di plastica, ma bottiglie di latte, insomma, personalizzate, anche può essere anche un ricordo per la troupe, piuttosto che riducendo la spazzatura, l'energia, utilizzando le energie rinnovabili. Per cui, insomma, diciamo che c'è movimento e fermento nel mondo del cinema. Nel 2023 Cassol, insieme all'associazione Naltra, ha ideato e realizzato la prima edizione del Biofilm Festival, tenutosi a Sospirolo, in cui sono stati visionati numerosi corti di rilievo internazionale dedicati proprio al tema dell'ambiente e della biodiversità. Abbiamo potuto toccare, diciamo, con mano i film provenienti da tutto il mondo su questo tema del cambiamento climatico, perché abbiamo organizzato questa manifestazione, è stata la prima edizione del 2023 del Biofilm Festival, un festival dedicato alla biodiversità. La biodiversità che però racchiude, diciamo, tantissimi temi, tra cui quello della sostenibilità, appunto. E tanti film trattano il cambiamento climatico da tutto il mondo, sono arrivati oltre 1300 film e abbiamo visto come è importante raccontare, quindi da cortometraggi a documentari, quindi davvero, davvero tanti film, tra cui anche animazione, perché c'è anche l'importanza di raccontare alle giovani generazioni come poter fare la propria parte, no? Ad esempio c'è The Sound of Ice, un film che parla dei ghiacciai della Colombia, dove c'è questo scioglimento dei ghiacci e di come questo personaggio, questo addetto, insomma, alla tutela di questo ghiacciaio, dà una frase che, insomma, mi è rimasta impressa: io vedrò morire il ghiacciaio prima di me. Per cui è veramente impressionante e ci fa capire come davvero questi ghiacciai in pochi anni spariranno. Questa è una delle pochissime storie rispetto a tutte quelle, insomma, che sono arrivate e temi, insomma, che i registi sentono la necessità di raccontare. La nuova edizione del Biofilm Festival avrà luogo il 30-31 agosto e 1 settembre 2024 e ha scelto i paesaggi come tema centrale per creare tessuti sociali ed affrontare le tematiche che ruotano attorno al tema della biodiversità in modo sistemico.